Nell'età monarchica il Senato era il consiglio formato dai rappresentanti dei clan nobiliari, cioè delle gentes, in particolare patrizie. In età repubblicana esso si trasforma nell'organo centrale dello Stato. Il Senato era composto da 300 membri, ex magistrati con incarico a vita, tutti esponenti della classe aristocratica, cioè dei patrizi. I poteri del Senato erano diversi e il Senato deliberava in materia di pace e di guerra, decideva cioè se intraprendere un'azione di guerra o se decretare la pace. Rappresentava la Repubblica, dirigeva la politica finanziaria, esaminava i progetti di legge prima della loro votazione nei comizi. Poteva anche concedere poteri straordinari ai consoli oppure nominare un dittatore nei momenti di pericolo. Aveva dunque una funzione consultiva. In realtà, grazie all'autorità dei suoi componenti, il Senato esercitò fino alla metà del V secolo il diritto di sanzione sulle proposte di legge fatte dalle assemblee e sulle elezioni dei magistrati. Il suo potere effettivo risiedeva tuttavia nel fatto che, a differenza di tutte le altre magistrature che erano cariche temporanee, la carica dei senatori fu una carica vitalizia, cioè a vita. I singoli magistrati passavano, il Senato restava. Proprio per questo, il Senato era l'unico organo dello Stato in grado di svolgere un programma politico di ampio respiro, senza soluzione di continuità, e di garantire la stabilità della res publica. Il Senato rappresentò il vero cuore della res publica e il baricentro della vita politica, almeno fino all'età di Mario e di Sylla, cioè fino all'età della prima guerra civile, secondo primo secolo a.C.